Dopo il convincente debutto con l'Avellino, primo esame in trasferta, curiosità anche e soprattutto per questo, Pescara di scena sul campo del Latina, capace all'esordio di sbancare Foggia proprio come lo scorso anno. Colombo costretto a rinunciare a Gianmarco Ingrosso, che accusa una lieve distorsione alla caviglia. Assai probabile l'impiego di Brosco, grande ex, 4 campionati di B, 135 presenze e 10 gol col Latina dal 2013 al 2017. Se così fosse, ancora panchina per Boben, a centrocampo Jabouat preferito a Germinario, davanti qualche dubbio in più, certi della maglia Cuppone Lescano, in lizza Tupta e Vergani, lo slovacco sembra in vantaggio, inizialmente ai margini delle Monache e Colai. In sintesi, una novità per reparto. Probabile 11, Plizzari tre pali in difesa, Cancellotti, Pellacani, Brosco e Milani, a centrocampo Jabouat, Craia e Mora, davanti Cuppone e Tupta, a supporto di Lescano. Per contro il Latina, indisponibili De Santis, l'ex Riccardi di Livio, figlio d'arte, e l'attaccante Carletti, sistema di gioco 3-5-2, Cardinali tre pali, in difesa Carissoni, il 36enne Andrea Esposito, sesta stagione nel Latina, e il 2002 Giorgini. Sulla fascia destra il pescarese classe 2001 Marco Teraschi, che il Latina ha prelevato 2 anni or sono dal Delfino Flaccoporto, a sinistra Antonio Esposito, in cabina di regia l'ex Teramo, Chieti e Pineto, Stefano Amadio, Mezziali, Bordin o Barberini e Tessiore, in attacco Margiotta e Rossetti, ma occhio all'aquilano Luca Fabrizi, autore a Foggia del terzo gol, il primo tra i professionisti per il classe 98, in grande evidenza lo scorso anno a Chieti in D, 16 gol in 27 partite. L'allenatore è l'abruzzese di Roseto Daniele Di Donato, ex centrocampista, 413 presenze in B, ha lasciato il segno soprattutto a Palermo, 2 promozioni in B nel 2001, in A nel 2004 e ad Ascoli ben 6 campionati. Nel 2003 Di Donato perde la moglie Roberta Foglia, appena 24 anni, stroncata da un attacco cardiaco 4 mesi prima, aveva dato alla luce un bambino. Una tragedia immane. Alla prima esperienza da allenatore, entrato in corso d'opera sulla panchina della Jesina in D, esce sconfitto nello spareggio play-out a Sant'Egidio La Vibrata contro il San Nicolò di Fabio Montani. La stoffa c'è. L'estate seguente succede a Vincenzo Italiano la guida dell'Arzignano e c'entra una storica promozione in Serie C. Quindi le esperienze in Lega Pro ad Arezzo, nono posto, e a Pesaro 2 anni fa, quando subentra Galderisi e conquista la salvezza. Il DS del Latina, il teramano Marcello Di Giuseppe, lo segue già da un po' e lo ingaggia. Lo scorso anno i pontini sono una delle rivelazioni, al pari di Foggia, Monopoli e Virtus Francavilla. 12° posto e 45 punti a ridosso dei playoff. Nel campionato testé cominciato, subito l'exploit sul campo del Foggia, una delle favorite del girone C. Ed ora il Pescara. Il Pescara è una squadra, visto con l'Avellino, una squadra che attacca con tanti componenti come lo faceva il Foggia. Noi dobbiamo, come ti ripeto, non dobbiamo guardare le altre squadre, ma dobbiamo guardare noi stessi, dobbiamo cercare di fare noi la partita, di ribattere colpo su colpo, di trovare un nostro equilibrio sia nelle due fasi, sia quando si attacca che quando si difende. Noi non siamo una squadra che sa aspettare, nelle nostre indole ci deve stare sempre una squadra che deve fare la partita, deve aggredire e deve pressare per 90 minuti. Infine, uno sguardo ai precedenti. Storico successo della Pescara di Tobero Sati, che nell'ultima giornata del campionato di C 73-74 conquista la promozione in B, gol partita su calcio piazzato di Franco Rosati. Nelle immagini, le ultime 2 vittorie alla Francioni portano la firma di Memushai, 27 dicembre 2015 allenatore Massimo Oddo, di Caprari e Brugman il 25 marzo 2014 allenatore Serse Cosmi, coordinazione perfetta, sinistro al volo mortifero di Caprari su cross di Rossi, subito dopo la prodezza di Pelizzoli che sventa il colpo di testa di Riccardo Brosco, quindi il gioiello di Gaston Brugman a solo regale e tocco di classe sopraffina a scavalcare Alessandro Iacobucci.